Buona domenica. Oggi per i servizi al cittadino parleremo della modalità di rilascio della certificazione unica 2019. L'INPS in qualità di sostituto d'imposta rilascia la certificazione unica 2019 sia per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo che per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente. Come vediamo dalla grafica, i canali sono molteplici. Il primo canale su cui acquisire la certificazione unica è il canale telematico, il sito www.inps.it, all'indirizzo prestazioni e servizi, tutti i servizi, certificazione unica, codice fiscale e PIN. Un altro canale molto importante sono le strutture dell'Istituto. Le strutture dell'Istituto hanno sportelli dedicati al rilascio della certificazione unica, nonché sono dotate di sportelli self-service dove attraverso il PIN gli utenti possono visualizzare e scaricare la propria certificazione unica. Un altro canale molto importante è la posta elettronica certificata, dove i titolari di utenza di posta elettronica certificata possono richiedere all'indirizzo richiesta certificazione unica @postacert.inps.gov.it la certificazione unica insieme al documento in corso di validità. La certificazione unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente. Un altro canale importantissimo sono i patronati, i centri di assistenza fiscale, gli intermediari autorizzati, perché svolgono questa attività di assistenza e di patrocinio agli utenti nella certificazione unica, nella richiesta di certificazione unica, e garantiscono che i dati vengano trattati da personale appositamente autorizzato. Un altro canale molto importante sono i comuni e le altre pubbliche amministrazioni con i quali vengono sottoscritti i punti cliente di servizio. In questo caso i comuni si comportano come intermediari autorizzati. I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione ai numeri che vedete in sovrimpressione: 0039 06 59 05 8000, 0039 06 59 05 31 32, con orario dalle 8 alle 19 ora italiana. Abbiamo poi dei casi particolari, per esempio per gli ultimi ottantenni con indennità di accompagnamento, per i ciechi civili è stato istituito da tempo il servizio sportello mobile, che è uno sportello al quale, telefonico al quale queste particolari categorie di utenti possono rivolgersi per ottenere la certificazione direttamente presso il proprio domicilio. Come vediamo successivamente anche dalla grafica, vi possono essere anche altre oggettive situazioni di difficoltà rappresentate dall'utenza per accedere alle sedi INPS oppure accedere al servizio telematico. E allora è stato attivato il numero verde dedicato 843 43 20, che si va ad aggiungere al contact center dell'INPS 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile, per ottenere che la certificazione, sempre di fronte a case di situazioni di difficoltà oggettive, venga inviata al domicilio del titolare. Infine ricordiamo che la certificazione unica può essere rilasciata anche a una persona diversa dal titolare. In questo caso parliamo di persona delegata, quindi all'atto della richiesta deve essere presentata un'apposita delega per il rilascio della certificazione unica, oppure da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. In questo caso allora la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale venga attestata la qualità di erede. Ancora buona domenica e arrivederci.